Sicuramente questa è una fase molto importante perché tutte le attività che sono in essere, a partire dal dragaggio, a partire dai lavori di Porta Ovest e anche i lavori della piazza, si trova in una fase diciamo, ormai avviata. Diciamo che tutti quelli che erano i dubbi, le perplessità, le difficoltà che abbiamo registrato negli ultimi tempi, in questa fase sembrano risolti, siamo nella fase operativa e quindi anche la tempistica credo che concorrerà a far sì che questo programma determinante, importante, fondamentale per le prospettive che determinano per lo sviluppo della nostra comunità per quanto riguarda il crocierismo, il turismo, la riqualificazione urbana, trova secondo me in questo prossimo anno il suo compimento. Cioè, perché i lavori di completamento della piazza prevedono non soltanto il completamento della parte superficiale, ma anche la risistemazione della parte concepita appunto come prolungamento del lungomare, con il sistema da un lato delle attività e dei negozi legati alla ristorazione dei bar sul tratto terminale della piazza e anche i volumi dall'altra parte in continuità con questa sistemazione. Il sistema di parcheggio che non soltanto riqualificherà quella zona ma determinerà un rilancio anche di tutte le attività legate al centro storico e conosciamo benissimo la sofferenza che sta registrando in questo momento proprio il problema legato alla carenza dei parcheggi. No, no, è stato concluso, è stata fatta anche la gara è stata conclusa, è stata fatta anche la graduatoria per l'assegnazione al soggetto che dovrò intervenire, appena conclusa la verifica di tutta la documentazione che deve essere vagliata per l'assegnazione si partirà alla sottoscrizione del contratto e quindi all'avvio dei lavori. Ma io credo che in una decade di giorni, una decina di giorni noi concluderemo questa fase e mi sembra di capire che tra le offerte migliorative che tutte le imprese hanno proposto, tra le quali c'era anche la possibilità di contingentare i tempi per la consegna dei lavori, tutti hanno proposto che nel giro di un anno potranno consegnare i lavori così come previsto da capitolato. Con il 2019 sfioriamo le 100.000 presenze, diremo così, alla stazione marittima con l'arrivo dei croceristi e di tanti turisti a Salerno. Benissimo, finalmente diciamo cominciamo a far girare dei numeri interessanti per la nostra città, per il nostro porto. Quest'anno abbiamo diverse novità, abbiamo la Marella Cruises che viene per la prima volta a Salerno, abbiamo il ritorno di Costa Crociere che è altrettanto interessante perché dopo il 2015 che è stato un anno interessantissimo per Salerno con circa 200.000 passeggeri, oggi Costa ritorna ma soprattutto siamo riusciti a fidelizzarla e quindi torna non solo in modo sporadico ma torna per diversi anni. Vedremo finalmente la stazione marittima decollare, insomma, o meglio essere operativa al 100%. Grazie a questo intervento di risagomatura del fondale del Molo Manfredi che anticipa poi sostanzialmente il grande dragaggio, avremo le prime navi di media grande dimensione alla stazione marittima. È chiaro che con il grande dragaggio che comincerà a novembre 2019, poi in realtà tutte le navi da crociera, anche quelle di grande dimensione, arriveranno alla stazione marittima. È chiaro che cominciando finalmente insomma, l'opera dovrebbe arrivare a conclusione. Qual è l'obiettivo della stazione marittima da qui ovviamente alle prossime sfide che l'attendono? Innanzitutto è offrire subito degli standard qualitativi medio-alti ad un prezzo sostanzialmente concorrenziale, in modo da porgerci sul mercato in modo concreto e serio. E poi cominciare a pensare a dei numeri interessanti, perché la nostra posizione baricentrica nelle crociere del Mediterraneo occidentale offre degli spunti molto molto interessanti. Nel corso degli anni l'immagine del porto di Salerno sicuramente è cresciuta, Miami che è un po' il baricentro mondiale della portualità ha imparato a conoscerla meglio. Sì, ha imparato a conoscerla meglio perché noi da 10 anni a questa parte abbiamo portato avanti una grande iniziativa per pubblicizzare Salerno nel mondo delle crociere che è Miami, è il polo dove ci sono tutte le più grandi compagnie e ogni anno andavamo lì prospettando innanzitutto una stazione marittima che finalmente oggi è diventata funzionale e quindi oggi, quest'anno sarà come dire, il primo reale importante appuntamento nel quale possiamo dire ci siamo al 100%, ma fino ad oggi comunque ci siamo stati offrendo un'accoglienza all'interno del porto commerciale che è stata ben gradita dalle compagnie perché hanno trovato joint venture tra noi e Salerno Stazione Marittima che adesso sono diventati insieme Salerno Terminal Passeggeri che hanno permesso ai croceristi di vivere comunque in maniera egregia la città di Salerno e tutte le sue bellezze.
Ecco, quello della crocieristica è un mercato che non accenna ad avere crisi, per fortuna, lo dicevamo, c'è un incremento anche su Salerno, come vi preparate alle prossime sfide? Diciamo che l'unica periodo un po' di crisi dei croceristi è stato circa un paio di anni fa, quando le guerre ISIS e comunque insomma le guerre cittadine hanno portato, voglio dire, alcune località a non poter essere messe insomma nei cataloghi e quindi come punti di interesse per gli scali croceristici. Oggi invece il Mediterraneo è un'isola sicura, per cui la crescita c'è, e non solo perché il Mediterraneo è diventato di nuovo sicuro, ma perché l'offerta delle navi sta crescendo sempre di più, in quanto le compagnie stanno investendo, facendo navi sempre più grandi, per cui c'è spazio per poter sviluppare un turismo sempre con numeri crescenti, e quindi noi ci aspettiamo che nel prossimo futuro decolleremo in maniera sensibile, arrivando a un target che può sfiorare, secondo me, abbondantemente, insomma, nei prossimi anni i 300-400 mila passeggeri. Quindi oltre a Costa rivedremo le regine delle compagnie tornare a Salerno? Sì, noi ci stiamo muovendo insomma a 360 gradi, immagino lei si riferisca a MSC, Royal sicuramente, il Royal Princess Carnival sono oramai compagnie fidelizzate a Salerno, sempre, sono compagnie fidelizzate a Salerno, ogni anno hanno dei loro scali che vengono come preferenzialità su Salerno. Loro, no, la cosa importante che voglio evidenziare è che non scelgono Salerno come alternativa a Napoli o a qualche altro porto, scelgono Salerno perché è una meta che loro, dove loro stanno bene e che loro pubblicizzano in maniera efficace e efficiente ai loro passeggeri. Cosa non da poco, perché questa è la sostanziale differenza. Mentre prima si poteva pensare che Salerno era un'alternativa a Napoli quando Napoli era satura, adesso invece Salerno ha il suo proprio traffico indipendente, ma non vogliamo fare campanilismo, perché come ha detto il presidente dell'autorità portuale, io lo sposo, le due città sono complementari e devono rimanere complementari, e l'offerta turistica che ci sarà nel prossimo futuro sarà tale da poter saturare tutti gli spazi disponibili di ormeggio del sistema campano Napoli-Salerno. Però diciamoci la verità, la conformazione e la vicinanza di Salerno all'autostrada rispetto a Napoli città ha un suo vantaggio. No, diciamo che secondo me la cosa importante è che noi abbiamo due città che sono complementari anche dal punto di vista architettonico, perché noi abbiamo una Salerno che si sta sviluppando molto dal punto di vista dell'architettura moderna. La stazione marittima è un esempio, quindi il turista appena scende va in una stazione marittima, l'opera Zadid di recente, una firma internazionale, e già vede un'opera, voglio dire, già ha fatto il primo tour, diciamo, venendo a Salerno. Napoli invece ha una storicità insomma più alta rispetto a Salerno, delle opere insomma di indubbio valore, però si caratterizzano, e quindi anche qua c'è complementarità dalle due società, diciamo offerte indipendenti, e a Salerno a questa può aggiungere, oltre all'equidistanza insomma da Pompei e dalle costiere, voglio dire da Capri, abbiamo anche un importante polo che è quello di Pessimo, con i suoi templi insomma, che il Castello Areghe, che sono uniche e vanno e sono scelte dal turista.